Allora, ciao a tutti, sono ritornata per modo di dire, volevo fare un video perché sono andata a fare un po' di acquisti e volevo farvi vedere, visto che l'ho comprata proprio solo ieri, queste cose probabilmente sono ancora reperibili nei negozi perché ci sono delle cosine carine. Cominciamo subito, sono andata da Telly Welly, non sapevo neanche io quello che volevo. Anzi sì, cercavo dei leggings spessi per lavorare, che ci siano comodi però belli spessi. E cosa ho trovato? Cosa ho comprato? Li ho trovati, i leggings. Ho preso questa maglia, che come si usa adesso, col pelo un po' lungo, a quadrettoni sul grigio e sul nero. Questo l'ho pagata 29,95, 30 euro. Lo scollo un po' ampio, ma neanche tanto. Comunque è carina, non tanto lunga, ma neanche corta. Non è proprio un crop top di quelli che si usano adesso. Ah, a proposito, indosso questa qua che ho comprato alla Stefanel. Morbidissimo. Quest'anno io sono fissata con i maglioni. Sì, difatti volevo comprare anche dei maglioni. Poi ho trovato questi leggings che erano gli unici un po' imbottiti dentro. Sì, sono brutti, però io comunque li uso per fare pulizia, non mi interessano. Pagati 7,95 e c'erano solo questi, niente di, non c'era la scelta. Poi c'erano quelli 3 a 12 euro, una cosa del, comunque la promozione dei 3, no? Che sapete che uno mi sembra che lo regalino, però erano tutti molto fini. Io se metto i leggings sotto i collant mi scendono, man mano che cammino mi danno fastidio, ho bisogno solo di un paio di leggings un po' più spessi. Poi guardando in giro, non avevo intenzione di comprare un cappotto perché ne ho fino qua sopra, però ho trovato questo e non ho potuto, cioè mi piaceva troppo, a parte che esula dai gusti e dalle tendenze che di solito si trovano da Telly Welly. Questo è un cappottino proprio bon ton, proprio liscissimo, qua sopra non ha neanche il bottone in evidenza, c'è là sotto, c'è solo questo bottone che si vede, le tasche laterali, arriva a metà coscia, non è una giacca lunga ma neanche corta, ed è questo azzurro, oserei dire Tiffany, ma non so se è Tiffany o no, comunque questo azzurro carino che da questo colpo, magari vestiti tutti di nero, poi hai questo cappottino sull'azzurro, penso che risalti tantissimo. Poi si festeggiava l'anniversario dei 30 anni di Telly Welly e c'erano alcuni articoli al 30%, questo era il 30%, infatti il suo prezzo era 69,95 e l'ho pagato 59 euro, 30% in meno. E questo mi è piaciuto, poi anche è molto spesso, molto molto spesso, per cui penso che lo volevo mettere poi oggi dopo, penso che mi farà comodo, lo metterò per l'inverno. Poi sono andata da Tezenis e da Tezenis ho comprato questa classica maglietta melange grigia, 12,95 euro, quelle che vengono adesso così da mettere sotto. Poi cercavo un paio di leggings, li volevo con la pelle davanti come c'hanno tutte, perché sono copiona come tutte le altre, però alla fine me le sono provati ma non mi piaceva, perché la pelle deve essere bella, se è plastica si vede che si incarta, pecorisce nel giro, che non mi piace l'effetto. Comunque ho preso questo paio di leggings che hanno una vita altissima con l'elastico qua, li ho provati, stanno benissimo, hanno una righina sul davanti, neri, lisci, sembrano quasi dei pantaloni, sono proprio belli. L'ho pagato 19,95 da Tezenis. Poi ho preso di nuovo un pigiama, perché io d'inverno maglioni e pigiami, spendo i maglioni e pigiami. Ho preso questo bellissimo pigiama qua con la quella pecorella, sì, che il sopra è così rosa, mentre sotto i pantaloni sono tutti in pile a righe marroncine bianche con la culisse rosa. E niente, sono molto spessi, va proprio bene con una freddolosa come me. Quest'anno non so, patisco più freddo degli altri anni, boh. Poi, visto che non mi era contenta da quel maglione che ho preso da Telly Welly, sono andata di nuovo alla Benetton a farmi un giro per vedere se avevo la stessa fortuna di questo maglione. Effettivamente ho trovato un maglione che mi piace una cifra e mezza, proprio tanto. Allora, capirete poco perché è nero, ha questo collo ampio però che scende, non è un collo più grosso di questo, scende proprio giù,
e poi è tutto nero ed è un po' ampio e queste maniche sono anche un po' fatte particolari, sono un po' strette in fondo, un po' ampie, non è proprio dritto, no? È così, ma addosso fa una figura bellissima, proprio caldo, eh. Quest'anno io sono un po' fissata col maglione, a parte che mi sono resa conto che avevo preso dei maglioni a pochissimo prezzo l'anno scorso. Avevo preso anche due cose da Shinside e mi sono resa conto che lavandole si sono rovinate, niente. Ma non vanno neanche bene per andare a lavorare perché magari sono troppo spesse e sotto magari i camici non vanno bene, per cui niente, l'ho proprio campate via perché erano tutti sciupati. Adesso speriamo che spendendo un po' di più, questo maglione l'ho pagato 49,95 euro, questo l'ho pagato 70 euro. Speriamo che spendendo un po' di più il maglione, comprandolo solo, io voglio solo prendere questi, non voglio più prendere altre cianfrusaglie, quest'anno voglio fare le spese un po' più controllate, magari roba a spendere quei 10-20 euro in più a capo, che non è che vuol dire spendere, straspendere o prendere cose super firmate, tutto, però prendere cose leggermente più curate per almeno farle durare 2-3 anni. Io ho un maglione della Benetton, sono 2 anni, questo è il secondo anno, è ancora bello, l'ho lavato un sacco di volte, un paio d'anni te li fanno tranquillamente, se non di più, se li tratti bene. Ma questi altri capi che compri, mi dispiace dirlo, però che compri in questi certi siti durano veramente poco, i primi lavaggi si disfano proprio, il tessuto diventa, non è più bello, non è più, si restringono, si allargano, comunque non tengono neanche più la forma. Va bene, io ho finito. Acquisti di trucchi non ne ho fatti. Questo trucco che ho fatto l'ho fatto con la chocolate bar, e mi piace tanto. Niente, adesso uscirò per un po', anche se è pomeriggio tardi del buio. Vado a farmi un piccolissimo aperitivo anch'io. Io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di questa settimana, se il video lo caricherò domani, che lunedì. Ciao!